Cari amici, bentornati sul nuovo blog del Comico K3. È il comico che parla e oggi vi consiglierò due giochi da scaricarvi. Uno è a pagamento, ma c'è la versione che potete provare gratuitamente, che si chiama NBA Jam. In questo caso è il Lite. E andiamo a vedere. Allora, esci dalla partita perché stavo appunto giocando prima. Questo gioco lo consiglio perché, secondo il mio modesto parere, è il gioco migliore che c'è di basket, un 2 contro 2. Questo gioco qua mi ricordo ai tempi quando ero un ragazzino, giocavo in sala giochi, ma è veramente uno spettacolo, sia graficamente, sia per i comandi che sono molto intuitivi, facili, precisi. E che dirvi, graficamente è uno spettacolo per gli occhi. E anche il gioco, che è una figata. Il gioco è veramente una figata. Guardate. Ecco, mi ha ciulato questo qua, adesso mi incazzo, il comico adesso si incazza. Allora, adesso vi faccio vedere una bella roba e si invola e schiaccia, cioè, una figata, sto gioco veramente, cari amici, una figata. Veramente, dove cavolo sono? Bravo, vai. C'è una figata, praticamente uno lo muovete voi e l'altro, il vostro compagno, lo muove il computer, ma coi tasti comunque potete comunicare col vostro compagno di squadra, quindi farvi passare la palla, ripassare la vostra volta e eccetera eccetera. Potete fare anche canestri combinati. È veramente uno spettacolo, veramente uno spettacolo, cioè devo comprarmi troppo la versione completa, perché questo gioco merita, cari amici, merita. E che dirvi, c'è anche la versione, che quella che comprerò io, per iPad. Penso proprio di comprarmi quella lì, perché sto gioco bisogna vederlo in grandi schermi. Vedete, cioè veramente un super gioco che vi terrà incollati al vostro dispositivo per ore e ore. La versione light è un po' scarna, in quanto ci sono solo una squadra da provare, diciamo. E contro un'altra squadra, quindi non potete appunto scegliere né personaggi e né nulla, sono una squadra contro una squadra, è un po' monotono e poi dura un tempo, per cui al tempo si terminerà la partita e per giocare dovete ripetere il tempo, insomma è un po' noioso. Invece la versione completa, che mi pare che costa 3,99, avrete tante squadre, tanti giocatori da scegliere, è una figata, insomma, cari amici, sto gioco è una consigliatissima, una figata, dal comico, tutto gas. E questo è un gioco. Vedete, fine del quarto, e adesso cosa succede? Andando avanti, perché avete la squadra dei Lakers contro il Celtic, e basta, cioè. C'è la rivincita, punteggio, e andando avanti non succede niente, perché c'è arcade, fai una finta e ciappan, compra gioco. Andiamo a vedere quanto costa, così in diretta ve lo dico, così, appunto, così, vediamo se si frega a collegarsi. 3,99, avevo ragione, mi ricordavo bene. Comprate questa applicazione perché è veramente una figata, questo gioco qua è veramente una figata. Un altro gioco molto carino, che è gratuito stavolta, è Frisbee. Questo Frisbee qua è veramente fatto bene. Allora, comincio a dirvi che ci sono tanti livelli. Io appena ci gioco poco mai, perché io scarico e poi non gioco poco. Però comunque ci sono tanti mondi, diciamo mondi percorsi, vedete? Tutti da sbloccare, che mano a mano che completati i livelli poi si sbloccano.
con un bonus qui che non ho capito che cazzo è, ma chi se ne frega. Dettagli cari amici, andiamo avanti, proviamo a fare un livello insieme, facciamo il 5, facciamo il 5, vediamo come. Sicuramente farò schifo perché no, vedete, voi avete sto frisbee qua, un frisbee molto bello, diciamo. Lo lanciate e poi con queste freccettine dovete beccare, perfetto, i cerchi, perché se non beccate i cerchi è la fine, insomma, cadete. Complicato. Comunque molto divertente, soprattutto è gratis, quando sono giochi così gratis non bisogna farli scappare, perché poi sapete che dopo le mettono a 79 centesimi, per cui questo gioco qua veramente scaricatevelo prima che, ecco, ho sbagliato, vedete, se non beccate poi andate a quel posto, ecco. Come dicevo, comunque questo gioco è molto carino, divertente, simpatico, insomma, sì, non è come quello del basket, però tutto sommato divertente, perché giochi idioti sono divertenti, vedete? Questa volta l'ho beccato. No, ecco, affanculo. Ecco, se non beccate i cerchi che vi danno tipo un turbo, un overboost. No, niente, vabbè, comunque. Così. E niente. Cari amici, da blog del comico KTR tutto, ho fatto vedere due giochini. Miau, al prossimo blog del comico K3.